Generi alimentari, lenzuola, coperte, farmaci e articoli per bambini. Nella provincia di Pesaro Urbino si moltiplicano le iniziative per sostenere chi è rimasto in Ucraina e per aiutare chi è in fuga dai bombardamenti russi. In prima linea anche l'Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di San Giorgio di Pesaro con a capo Francesco Bottari e quella di Sant'Ippolito guidata dal presidente Antonio Russo. Nei giorni scorsi, volontari dell'associazione nata 2 anni fa si sono adoperati per raccogliere beni di prima necessità, grazie al sostegno di imprese del territorio, privati cittadini e dei 2 comuni di riferimento che hanno patrocinato l'iniziativa. A mobilitarsi anche un'azienda di Fano che ha donato un bancale di pasta. Siamo arrivati qui dopo un breve contatto con la signora Lucia, la titolare dell'azienda del pastificio Montagna di Fano. Ha voluto donare pasta da portare e direttamente, cosa che faremo sicuramente una volta che abbiamo l'autorizzazione del nostro comando di Roma, ad andare direttamente in Polonia, nei pressi di Leopoli, e consegnare direttamente lì ai profughi la pasta e altri beni che nel frattempo abbiamo raccolto nelle 2 giornate di sabato e domenico, con dei punti sia a terre roveresche che a Pian di Rose di Sant'Ippolito. Aspettando la bontà della gente, effettivamente ci ha dato tanti beni di prima necessità, tra mangiare, derrate alimentari, medicinali, disinfettanti, prodotti per bambini e per donne. E questo, speriamo di poter dare un piccolo contributo nostro, e grazie di nuovo alla ditta Montagna per il suo contributo che ha dato. L'associazione è pronta a partire per la frontiera con il furgone carico di beni, ma nel caso in cui non dovesse arrivare l'autorizzazione, consegnerà tutto il materiale alla Protezione Civile Regionale, che ha sede ad Ancona e che a sua volta provvederà a consegnarlo alla popolazione ucraina. Ci hanno coinvolto per aiutare una buonissima causa, intervenire in questa guerra, quindi portando il nostro prodotto fin là. L'Associazione Nazionale Carabinieri San Giorgio e Sant'Ippolito, rappresentata dal presidente Antonio Russo, ci ha coinvolto, ci ha dato modo di anche noi dare una mano nel nostro piccolo, e siamo molto felici di questo. Daremo il nostro prodotto per aiutare, ottemperare questo momento, e speriamo che passi velocemente. Ricordiamo che adesso è mosso l'onorevole